Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, io sono 2PC. Oggi faccio vedere come collegare il nostro computer fisso o portatile alla nostra TV o monitor di un computer. Per i giocatori di gaming è importante immergersi in un mondo di appunto grande, virtuale, con una TV, magari con un'immagine più grande, e magari per chi lavora in ufficio è importante appunto mostrare il loro monitor a chi lavora vicino, a più persone, delle icone, delle immagini, dei video, senza comprare magari videoproiettore, eccetera, eccetera. Allora, basta semplicemente comprare un cavo HDMI, si chiama. Vi metto giù il link in descrizione del video, così potete scegliere alcuni, potete guardarli e comprarveli. Consiglio sempre almeno 5 metri di cavo minimo, perché 3 metri poi magari dovete spostare il computer oppure dove non calcolate la scrivania, eccetera, e quindi rischiate che il cavo è corto. Faccio una breve introduzione: i monitor degli ultimi 3-4 anni TV o del computer hanno almeno una porta HDMI, pure più, pure due. Sono state fatte apposta per prendere la sorgente dai computer. Invece per i computer fissi, hanno il 99% dei computer ce l'hanno dietro al case, quindi la vedete, la potete vedere. I computer portatili ce l'hanno a destra o a sinistra, in vari casi ce l'hanno dietro appunto la scocca appunto del computer. Andiamo a vedere il collegamento come si fa. Andando fisicamente sul nostro computer portatile, guardate, questa è la porta HDMI, vedete? Da non confondere con la porta USB. C'è pure scritto piccolino qua. Questa forma sempre. Vedete? Ora siamo dietro la mia TV. Anche voi potete guardare. Vedete? Qua c'è una porta HDMI e c'è pure il numerino 1. Vedete? Ha lo stesso incastro come il computer. Spostandoci di lato, abbiamo le porte USB che non confondere con la porta HDMI 2, vedete? C'è pure scritto HDMI 2 e c'è l'incastro, vedete? Ora andiamo a collegare il nostro cavo HDMI e quale tipo comprare. Come parlavo prima, c'è questo qua, il cavo HDMI, vedete? Ha i due bocchettoni, è un cavo in Full HD, ce l'ho, è importante vedere la qualità Full HD o 4K. In base comunque alla vostra TV, in base alla vostra scheda video del computer, vedete c'è scritto pure qua su cavo HDMI. E andiamo a vedere come si monta. Il montaggio è estremamente facile, basta prendere il cavo, un'estremità, e andare a metterla appunto nel bocchettone del nostro computer. Vedete? Attenzione a non fare sforzi in modo che lo rompete dentro. Prendiamo l'altra estremità e andiamo a metterla dentro HDMI 2. Ecco qua. È autoinstallante un plugin, quindi non vi preoccupate, non dovete installare niente sul vostro computer. Ora dovete semplicemente prendere il telecomando della vostra TV, se nel caso avete una TV. Se avete un monitor del computer, è già in automatico, va in HDMI. Se avete la TV, prendete e accendete. E trovate il pulsante della sorgente, vedete, questo qua è una Sony, il pulsante è questo. Clicco e vado nella modalità HDMI 2 perché l'ho messa nella porta 2, vedete? Clicco. Ecco qua. L'immagine del mio desktop è passata sulla TV. Ora posso navigare sul web. Posso andare su YouTube a vedere un video. Posso fare qualsiasi cosa che voglio. È importante, vedete, la qualità della scheda video del vostro computer che trasmette l'immagine al monitor. Con questo è tutto, spero che sia stato più chiaro possibile. Vi faccio vedere anche una postazione gaming al prossimo video per gli amanti del gaming, così in questo modo, così potete sfruttare la vostra TV a pieno. Mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!